E rieccoci qui, ciao. Mattia e Claudio di Overland West Alp. Oggi è il nostro ultimo giorno. Ieri tutto sommato è andata bene la giornata. Sì, Claudio? Sì, è andata abbastanza bene, anche se non abbiamo potuto arrivare al culmine del colle della Bonnette perché c'era ancora della neve, che avrebbero sgomberato ma non hanno sgomberato. Non abbiamo potuto fare in discesa il vallone che avremmo voluto fare perché c'era altrettanta neve con dei riporti di valanghe. Siamo però scesi e risaliti per vedere il meraviglioso vallone che avremmo poi dovuto fare in discesa. Dopodiché siamo andati avanti per il vallone della Tinè, abbiamo fatto uno sterrato alternativo molto bello in mezzo alle piste. Siamo arrivati al Col del Turiné, famosissimo per il rally di Monte Carlo, da cui abbiamo preso uno sterrato bellissimo di circa 30 km che ci ha portato vicino a Saorge, dove abbiamo dormito in un paesino, Fontan, in un campeggio. Ed oggi siamo qui davanti a Tenda, all'inizio dei primi tratti della famosa Via del Sale. Se tutto va bene, oggi arriviamo al mare. Ciao! Ed eccoci arrivati finalmente al mare. È stata una giornata lunghissima, dopo 1325 km da quando siamo partiti. Siamo riusciti ad arrivare oggi solo fino al colle di Tenda, al rifugio della marmotta. Dopodiché la via del sale chiusa, due frane. Abbiamo deciso comunque di riuscire ad ogni costo ad arrivare qui fino al mare. Abbiamo fatto tutto un altro itinerario fino in pianura. Abbiamo trovato un'altra strada chiusa per frana, abbiamo raggiunto i mulini di Triora attraverso le montagne dell'interno Ligure e abbiamo fatto solo l'ultimo tratto dell'itinerario che avevamo previsto. Com'è andata secondo te? Beh, è andata molto bene, è un viaggio sicuramente alla portata di molti, ma sicuramente non alla portata di tutti. Le strade sono purtroppo bellissime, ma in condizioni abbastanza disastrate, soprattutto il lato italiano, dobbiamo dirlo, con il potere turistico che abbiamo è lasciato un po' passare. Un grazie agli amici di Cinque Fèghe qui di Riva Ligure che ci hanno permesso l'arrivo in questo spettacolare piazzale col mare alle nostre spalle.